Non riesco più a fare una stima del loro numero. Non so quante sono, dove si nascondono. Le operaie della colonia di crematogastra Scutellaris si sono moltiplicate in questi mesi. Questa è la mia colonia di crematogastra Scutellaris. Le alte temperature di quest'estate e l'abbondanza di cibo hanno fatto in modo che la colonia subisse un evidente incremento numerico. Il nido sembra non essere più sufficiente. Anche l'arena, che per il momento riesce ancora a contenerle, è diventata uno spazio quasi angusto. E poi questa loro abitudine di sporcare ovunque. Non hanno una discarica. Tutta l'arena è la discarica. Beverino incrostato, avanzi di cibo ovunque e centinaia di operai in giro ad esplorare non facilitano affatto le operazioni di pulizia. E poi le vedo. Stanno tramando qualcosa. Una fuga probabilmente. O la conquista della Westfalda. Il nido è pieno di pupe prossime allo sfarfallamento. Ce n'è una quantità impressionante. Si notano anche dei piccoli pacchetti di uova appena deposte, sparsi nelle varie camere. In esterno, le operaie stazionano ovunque ed esplorano ogni angolo dell'arena in cerca di cibo e probabilmente di nuovo spazio da esplorare. L'attenzione e le cure da prestare a questa colonia ormai sono diventate quotidiane. Hanno bisogno di cibo tutti i giorni e quasi ogni giorno necessitano di sempre più cibo. Vedo anche che sono riusciti a scavarsi un nido nella parte di gesso che compone il substrato dell'arena, proprio sotto al nido originale. Quello è sicuramente un luogo che avvertono come più sicuro e protetto, tanto da averci trasferito anche la regina. Con lo spostamento della teca, le vibrazioni e le luci per le riprese del video, si sarà sentita disturbata e adesso, accompagnata da alcune operaie, sta tentando di rientrare nel nido. Sono voraci, fameliche e dal veloce reclutamento. In poche decine di secondi riescono a propagare per tutta la colonia il segnale di presenza di cibo. Come abbiamo visto, il contenitore delle sostanze zuccherine viene preso d'assalto immediatamente. Anche le blatte dubbia adulte si coprono di operaie in pochissimo tempo e sembra che stiano progettando un rapido smantellamento della preda. Questi due insetti da pasto le terranno occupate per un po' di tempo. Crematogastra scutellaris è considerata una specie facile, ma quando inizia a raggiungere certi numeri, la loro gestione diventa un po' una sfida piuttosto impegnativa. Sono industriose e programmate per la sopravvivenza e l'espansione, e lo si capisce dal loro comportamento. A breve, appena la stagione calda cesserà e finirò di costruire la loro nuova arena, le trasferirò in un nido più grande, e questo probabilmente sarà l'argomento del prossimo aggiornamento.
Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.